L'endometriosi è una patologia cronica, benigna, tipica dell'età fertile, che colpisce circa il 5% delle donne in età riproduttiva. Si stima che nel mondo siano colpiti circa 176 milioni di donne. L'endometriosi è dovuta dalla presenza dell'endometrio, che è la membrana che riveste le cavità uterine, le pareti interne, in sede ectopica, quindi in sede diversa dalla naturale sede di questo tessuto. Possono essere colpiti vari organi, sia pelvici che extrapelvici. In particolare, solitamente vengono colpite le ovaie con la formazione di cisti endometriosiche, lo spazio tra vagina e retto con la formazione di noduli endometriosici retto-vaginali, oppure possono essere colpite altre sedi più particolari come la vescica, gli ureteri, l'intestino e sedi anche extrapelviche come ad esempio la pleura o i polmoni e il diaframma. I sintomi dell'endometriosi principali sono la dismenorrea, cioè il dolore durante la mestruazione, il dolore pelvico, che può essere ingravescente ed essere tale da impedire una normale vita lavorativa e quotidiana o delle ragazze giovani anche una vita scolastica, il dolore durante l'ovulazione, sempre pelvico, il dolore durante i rapporti sessuali, il dolore relato all'endometriosi è un dolore tipico alla penetrazione profonda. Inoltre ci possono essere sintomi più particolari in base alla localizzazione in cui è presente la malattia. Ad esempio, nelle donne con endometriosi intestinale può essere presente il dolore alla defecazione, il sanguinamento rettale o un restringimento del calibro delle feci nel caso di restringimenti. Nelle donne con endometriosi vescicale, invece, può essere presente una sintomatologia similcistite, con bruciore alla menzione e un'aumentata frequenza menzionale. Per localizzazioni più particolari, come ad esempio la pleura, ci può essere un pneumotorace catameniale. Sono tutte comunque sintomatologie che si esacerbano con la mestruazione, quindi tipicamente hanno questa esacerbazione mensile correlata al flusso mestruale. L'endometriosi può essere diagnosticata sia chirurgicamente, questa era la diagnosi classica fino a qualche anno fa, la diagnosi era prettamente chirurgica tramite laparoscopia con un esame quindi istologico. Negli ultimi anni fortunatamente ci stiamo avvalendo di metodiche di imaging che ci permettono anche una diagnosi non chirurgica. Importantissima è comunque la classica visita ginecologica che ci permette tramite la nostra visita di individuare un'ipomobilità dei tessuti, la presenza di noduli endometriosici retto-vaginali o di cisti endometriosiche. Fondamentale l'ecografia transvaginale che ci permette con un ampio sensibilità di determinare la presenza di cisti endometriosiche che hanno un classico aspetto ecografico a contenuto tipico ground glass, ma non solo, con l'ecografia possiamo diagnosticare noduli profondi sia retto-vaginali sia l'endometriosi intestinale. Ci sono poi metodiche di secondo livello, come ad esempio la risonanza magnetica nucleare, che però deve essere riservata a casi particolari e non deve essere proposta come indagine di primo livello a tutte le nostre pazienti. Le terapie dal punto di vista medico si distinguono, abbiamo sia terapie mediche che la terapia chirurgica naturalmente. La terapia medica deve essere il primo step, tranne in indicazioni assolute chirurgiche. I farmaci di primo livello e di prima scelta solitamente sono i farmaci estroprogestinici, quindi la normale pillola contraccettiva. Dobbiamo privilegiare componenti con un basso contenuto estrogenico e componenti monofasici. La pillola può essere presa sia in maniera ciclica, quindi con il classico sanguinamento mensile, sia in maniera continuativa. Quest'ultima modalità di assunzione è da privilegiare nelle donne che riferiscono una dismenorrea, quindi un dolore alla mestruazione importante. Evitiamo il sanguinamento, evitiamo il dolore. Altri farmaci molto utilizzati sono i progestinici, anch'essi vengono utilizzati in modalità continuativa e anch'essi sfruttano il fatto di non far mestruare la donna e quindi evitiamo il dolore. Esiste poi la terapia chirurgica, solitamente laparoscopica. Spesso le due metodiche, quindi chirurgia e terapia medica, devono essere combinate e la chirurgia deve essere riservata a indicazioni assolute, come ad esempio la presenza di idrureteronefrosi o di subocclusione intestinale, un'indicazione assoluta, e dobbiamo evitare interventi chirurgici ripetuti in queste donne. La terapia medica è efficace in 2/3 delle donne con endometriosi.